Patrice de MacMahon combatté valorosamente nella Seconda Guerra di Indipendenza italiana come comandante del secondo corpo dell'Armata d'Italia, vincendo gli austriaci del Feldmaresciallo Ferenc Gyulay nella battaglia di Magenta del 4 giugno 1859, al comando del secondo corpo d'armata francese, scontro dopo il quale ottenne il titolo di Duca di Magenta e di Maresciallo di Francia, direttamente per mano di Napoleone III sul campo di battaglia. All'indomani della sua morte, Don Cesare Tragella, parroco di Magenta, e il sindaco Brocca lanciarono l'idea di dedicargli un monumento. L'opera venne affidata allo scultore cremonese Luigi Secchi, che la portò a compimento nel 1895, realizzando una statua in bronzo dell'altezza di 3 metri. L'architetto Beltrami, già autore del restauro del Castello Sforzesco di Milano, ha disegnato il piedistallo in pietra di Rezzato, alto 3,5 metri, che porta incisi sui 3 lati luoghi e date di nascita e di morte del generale e degli altri alti ufficiali.